Irene F. Chi è e cosa fa la figlia di Zucchero? Irene F. è la figlia del celebre cantante Zucchero. Nata il 24 dicembre 1983 a Pietrasanta, ha compiuto 40 anni e il suo vero nome è Irene Natali Fornaciari. È nota ai fan del cantante e, proprio come lui, ha iniziato a far parte del mondo della musica fin da giovanissima. Infatti, Irene ha cominciato già nel 1998 a muovere i primi passi in questo mondo, quando ha duettato con suo padre nel brano Karma, Stai Calma, all'interno dell'album Blue Sugar. Nel 2006 ha fatto il suo debutto musicale con un suo singolo, per poi iniziare ad aprire i concerti di cantanti molto noti come Niccolò Fabi e Paola Turci. Vertigini in fiore è stato il suo primo album nel 2007, a cui ne hanno fatto seguito diversi altri, tra cui Vintage Baby, 2009, Irene Fornaciari, 2010, Grande Mistero, 2012, e Questo Tempo, 2016. Nel 2009 ha preso parte a Sanremo con Le Nuove Proposte. È stata al festival anche nel 2012 e nel 2016, per poi, nel 2023, raggiungere un'ulteriore svolta nella sua carriera. Infatti, ha deciso di smettere di cantare con il suo vero nome e ha scelto il nome d'arte Irene F. Alla fine del 2023 è uscito il suo singolo Mi libero dal male, dopo 6 anni di inattività. In quest'ultimo periodo, Irene è apparsa spesso in televisione proprio per portare avanti il suo lavoro di promozione ed è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo. Attraverso i social e anche le interviste rilasciate, Irene F. ha fatto sapere alcuni dettagli relativi alla sua vita privata. Da 9 anni, infatti, Irene è felicemente fidanzata con Federico Biagetti, chitarrista, musicista e cantante. I due quindi condividono la grande passione per il mondo della musica. Irene ha dichiarato che lei e Federico si conoscevano già da tanti anni, perché Biagetti aveva registrato delle chitarre nei dischi di suo padre Zucchero. Quindi i due si conoscevano già da lunga data e poi, 9 anni fa, è nato l'amore, che continua e va a gonfie vele ancora oggi. Irene però ha sottolineato di non volersi sposare, anche perché tutti i matrimoni della sua famiglia non sono andati per il verso giusto. Irene ha raccontato che convive con Federico nella casa di Avenza, dove hanno vissuto i genitori della Fornaciari tempo fa. Si tratta di una villa bifamiliare dove vive anche la sorella di Irene, Alice, che si occupa della creazione di bigiotteria. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Irene F e vi piace come cantante oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.